L'hotel Surfanta. Negli anni Ottanta incominciai a dipingere le camere di un immaginario hotel Surfanta. Squallide, tristi, lugubri, sporche, malamente illuminate da fioche lampadine, candele sul pavimento, lanterne a petrolio. Mobilia malandata, pagliericci sfondati, materassi a terra, tavolini traballanti, lavandini che perdono e cessi antiquati. In tutte è ben visibile una porta aperta, accuratamente numerata, che dà su di un corridoio buio. Le mie camere sono completamente prive di finestre. In esse si recita a soggetto lo stesso teatro dei posti, con gli stessi personaggi, compreso l'autore. Le recite sono assurde, scostanti, talvolta umoristiche, talvolta drammatiche. Altre volte scimmiottano sacre rappresentazioni. Nelle camere convivono attori come Rasputin, Josephine Baker, Bruegel, la Madonna, Dracula, Paganini, Madre Teresa di Calcutta, il nano Bagonghi, Mata Hari, Gandhi, il diavolo, Charlotte, Gesù, Kafka, Padre Pio, importanti puttane, frati medioevali, eccetera, eccetera. Ne ho fatte 33 e rappresentano il mio testamento spirituale. Siamo all'interno dell'immaginario Hotel Surfanta, in cui gli inquilini si stagliano sull'abisso infernale della vita umana. Smarrendosi, hanno perso la luce interiore, tanto da generare morte e inqualificabili follie. Molti personaggi, inseriti in queste camere interiori, recitano la commedia dell'assurdo, alternando situazioni angoscianti a quelle comiche e grottesche, ma sempre piene di mistero e cariche di un simbolismo complesso. Così accade nella camera numero 16, un olio su compensato, alto 40 cm e largo 80, eseguito da Alessandri nel 1995. Vi troviamo all'interno Gesù Nazareno, solo, davanti ad una luminosissima candela, seduto ad un tavolo circondato da tre panche, su cui è stato abbandonato un misterioso mantello. È l'autore ad avvertirci, nella didascalia scritta per il quadro, che si è appena consumata l'ultima cena e quel mantello appartiene a Giuda Iscariota, che è fuori dalla camera, mentre in un intenso silenzio si è diffuso nell'aria un profumo appena percettibile di pane e vino, mirto e mentuccia. Alessandri, diversamente dalla tradizione pittorica, ci invita a riflettere sulla solitudine del Cristo dopo l'ultima cena e l'ineluttabile momento che precede la passione. Gli apostoli non siedono più accanto a lui. È rimasto su una panca il mantello del traditore, rischiarato dalla luce di una candela che Alessandri sa rendere mediante la tecnica puntinistica quasi abbagliante. Non marginale è la scelta del numero della stanza in cui tutto si svolge e tutto avviene, il numero 16. È un numero karmico, rappresenta l'essenzialità e il cambiamento. La riduzione poi a 6 più 1, cioè a 7, mette il numero in relazione alla perfezione. Il Dio, che si è fatto uomo, è dipinto nella fragilità e immerso nella malinconia, rischiarate però dalla luminescenza di una candela, anticamera della perfetta felicità.